Queste sono delle splendide orecchiette, non le abbiamo fatte noi, sono comprate, ma è un prodotto artigianale, sono secche. E andiamo a fare una delle ricette che forse è il simbolo della Puglia, ma forse è proprio del Barese: le orecchiette con le cime di rapa. Noi faremo qualche piccola variazione, ma insomma seguitemi. Allora, qui ho delle cime di rapa che abbiamo già lavato, sono delle foglioline, delle punte, dei fiori così, e abbiamo aggiunto anche qualche piccolo fiore di broccolo. Vedete, sono tutte molto piccoline, quindi non ci sono dei gambi molto duri. Noi abbiamo qui dell'acqua che è già a bollore, aggiungiamo il sale, ecco qua, e andiamo a tuffare la nostra verdura, così. Chiudo, giusto il tempo di far riprendere il bollore. Andiamo ad aggiungere le orecchiette. Considerate che questo tipo di orecchietta, questa orecchietta secca, artigianale, ha un tempo di cottura di 13-14 minuti, quindi non ci sono assolutamente problemi. E andiamo ad aggiungere le nostre orecchiette. Giriamo un attimino, ecco, guardate che colore meraviglioso ha questa verdura, veramente meraviglioso. Ecco, a questo punto noi possiamo coprire, così riprende tranquillamente il bollore e portiamo avanti a cottura. Prendiamo un paio di spicchi d'aglio e cominciamo ad affettarlo. Se voi dividete a metà uno spicchio d'aglio, aprendolo, vedrete che c'è questa sorta di ricrescita interna, no? Che è l'anima. Che dice che sia poi quello che rende meno digeribile l'aglio. Tendenzialmente è preferibile comunque toglierlo, basta sollevarlo, vedete, è anche una cosa abbastanza semplice. Ecco qua, il nostro aglio è pronto. Accendo la padella, olio abbondante, naturalmente, considerate che deve condire tutta la pasta e la verdura. Cosa molto importante: l'aglio non si deve quasi neanche imbiondire. Quando cominceremo a vedere che l'olio ha preso temperatura e si formano delle bollicine, ora fra pochino ve lo farò vedere, delle bollicine intorno alle fettine di aglio, dobbiamo smettere, dobbiamo spengere, perché già la temperatura è perfetta per poter tirare fuori tutti gli oli essenziali dell'aglio. Altro elemento che andiamo ad aggiungere: le acciughe. Queste sono delle acciughe sotto sale che noi abbiamo sciacquato e messo sott'olio, ma potete utilizzare anche tranquillamente dei filetti di acciuga sott'olio. Quanti metterne? Diciamo, per questa quantità, qui siamo circa 2,5 etti di orecchiette, 4-5 filetti. Le spezzettiamo così a mano. Vedete quello che dicevo prima? Che si vengono a creare queste bollicine. L'olio sta praticamente ormai arrivando a temperatura. A questo punto noi possiamo spengere. Riaccenderemo nel momento in cui stiamo per scolare la pasta. Ecco, siamo pronti per scolare la nostra pasta. Ecco, accendiamo. Ok. E andiamo a mettere le orecchiette. E facciamo insaporire tutto molto bene. Assolutamente meravigliosa, questa pasta è perfetta, ormai ha già assorbito tutto, quindi noi possiamo tranquillamente spengere. In realtà questa pasta potrebbe essere finita così, invece il tocco in più è quello di grattarci un po' di ricotta salata. Naturalmente non dobbiamo esagerare, perché non deve prevalere come sapore. Perfetto. Non tantissimo, ma un giro di olio a crudo e un altro po' di formaggio. Come avete visto, io non ho messo peperoncino, però naturalmente, e questo è a vostro gusto, potete aggiungere del peperoncino nel momento in cui andrete a fare la salsettina di aglio e acciughe. Quindi è a vostro gusto. Però già così è un piatto splendido. Buon appetito!